Plastic Food praticamente è un'installazione molto semplice in sé per sé, anche perché riguarda l'utilizzo di un campo. Io mi occupo ormai da circa 10 anni di land art e sono delle ecopresse di materiale plastico appoggiate sopra ad un campo in via Morandi ad Umbertide. Beh, quello che noi vediamo ad Umbertide in questa installazione di land art è una cosa abbastanza semplice, ma è anche molto inquietante. Per molti un'installazione di questo tipo può essere un passato presente per diverse regioni d'Italia, mentre per noi purtroppo forse potrebbe essere un futuribile, quindi da evitare sostanzialmente per evitare di lasciare ai nostri figli un qualche cosa che non appartiene alla nostra cultura umbra. Perché questo? Che molto probabilmente dipenderà anche molto dalla qualità del visitatore che guarderà l'installazione e con quali occhi, perché potrebbe capitare il visitatore che proviene da altre regioni e dire mamma mia quanto sono ordinati questi umbri, magari un cittadino di Umbertide o un umbro nella fattispecie guardando un'installazione di questo tipo inorridisce, inveendo anche in malo modo nei confronti dell'autore che effettivamente gli ha procurato uno shock che mi auguro sia presente nel visitatore umbro, come Ti monito. faccio una domanda un po' cattiva. Una persona ha visto quest'opera ed è passato oltre perché gli sembrava una cosa normale. È ovvio, Quindi è ovvio è questo. proprio questo, cioè nel senso che Ci siamo assuefatti è a. l'inconsapevolezza, cioè se noi non riusciamo a cambiare atteggiamento nei confronti di quello che è l'ambiente che ci circonda, non abbiamo un futuro, perché per sostenere un'aggressività stereotipata del nostro sistema di vita che ci bombarda tutti i giorni attraverso i media, dobbiamo andare in controtendenza, perché non credo sia più possibile pensare di avere un futuro con una produzione così esagerata di rifiuti. Come si fa a cambiare? È molto semplice, cioè, con la consapevolezza degli acquisti. Cioè preferire, ad esempio, anche nel settore alimentare, ma in qualsiasi altro settore, dei prodotti che abbiano degli imballi eco-consapevoli. Cioè, e credo che sia inutile, cioè, quindi il discorso è questo, credo che sia inutile a volte protestare contro le istituzioni che si occupano dello smaltimento dei rifiuti quando noi in prima persona non ci impegniamo in tal senso, cioè io stesso produco rifiuti, quindi se io non voglio una discarica vicino a casa mia, dovrà essere anche un mio impegno nei confronti della non produzione dei rifiuti, cioè quindi quando vado a fare un acquisto, quando giro in macchina, se io purtroppo ho un vizio maledetto che è il fumo, se anziché gettare la sigaretta dal finestrino, il pacchetto dal finestrino, me lo tengo in macchina, contribuisco in maniera positiva a quello che è il pensiero di Plastic Food, che se le istituzioni danno spazio agli artisti che secondo me hanno un canale preferenziale nei confronti di tutti i cittadini, perché un conto, parliamoci chiaro, è leggere una legge, normalmente l'italiano purtroppo ha questo brutto vizio, che esce una legge e si volta dall'altra parte, mentre se tu gli metti in casa un'ecopressa che nessuno vorrebbe nel proprio giardino, beh, sono convinto che li porti a riflettere in maniera positiva. Dopo Plastic Food hai in mente già qualcos'altro o questa è una fase di stallo, di pensiero? Ma normalmente cioè, il riposo non è contemplato perché fra un'installazione e l'altra, solo per sintetizzare la retrospettiva di Plastic Food, c'è cioè un lavoro di un anno e mezzo. Cioè, il problema qual è? È una cosa molto semplice. Io normalmente soffro le mie esperienze e le riporto poi nelle mie installazioni. Quindi, ti dico anche come è nata Plastic Food in Viva Can Paola, e più di una volta con il mio furgoncino la mattina quando vengo al lavoro penso come tutti, mi sono trovato a dover raccogliere le buste dell'immondizia di qualche avventore che le ha lasciate lungo la strada. Quindi dovermi fermare ancora assonnato, raccogliere l'immondizia prodotte da terze persone strane alla mia famiglia mi dà molto fastidio. E cioè, questo mi fa molto riflettere, cioè, io dico ho una bambina di 9 anni e io mi ricordo che i nostri genitori, penso tuo padre come mio padre, facevano il bagno al Tevere ed erano felicissimi, hanno avuto la possibilità e l'onore di poter gustare le acque del Tevere, beh, sia la mia generazione e credo anche la tua non ha avuto questa possibilità ed è una cosa che ho sempre recriminato in maniera bonaria alle generazioni precedenti.
sempre bonariamente ovviamente, perché non è che dipende, insomma. Però non vorrei mai che mia figlia un giorno recriminasse a me che anziché le presse di fieno si troverà delle presse di ecorifiuti, cioè nel senso che il futuro di mia figlia dipenderà dal mio impegno e anche dal tuo, Fabrizio, cioè nel senso che da quello che riusciremo a preservare per loro, perché trovo inutile Senz'altro. lasciare in eredità ai nostri figli oggetti che vanno e vengono senza fine. Incominciamo a pensare che la nostra eredità maggiore nei confronti dei nostri figli è preservare un ambiente come l'abbiamo trovato noi. Ad esempio, plastic food, io mi auguro che diventi un'installazione itinerante, sempre se altri comuni, altre province o regioni o qualsiasi persona che abbia l'intenzione di spostare plastic food in altri territori, per me sarebbe un ulteriore successo, nel senso che significa che il messaggio che volevo dare è arrivato e mi renderebbe molto felice, cioè nel senso che significa che la breccia è stata aperta.